Sì, è la notizia dell'arresto del latitante numero uno ha letteralmente stravolto l'agenda dei lavori del ministro Piantedosi, che qui al Ministero degli Interni ad Ankara ha incontrato il collega Soylu per discutere della regolarizzazione dei flussi migratori. Piantedosi ha avuto accenti commossi nel ricordare lo straordinario lavoro delle forze dell'ordine, ma soprattutto le vittime della mafia e quei familiari delle vittime che non si sono mai arresi, che non hanno mai smesso di aspettare che giustizia fosse fatta. Ma ascoltiamo le parole del ministro ai nostri microfoni. Mentre ero in viaggio mi è arrivata la notizia che abbiamo arrestato Matteo Messina Denaro, latitante di mafia, uno dei boss di mafia, uno dei pochi che mancava dei grandi boss. Siamo contentissimi, sono contentissimo, sono grato agli inquirenti, alla magistratura, alla Procura di Palermo, alle forze di polizia, in particolare all'Arma dei Carabinieri, ma tutto il lavoro che tutte le forze di polizia. È stato arrestato grazie a uno dei tanti filoni di indagini per la ricerca, che poi si è rivelato proficuo. Questo è uno dei segnali che viene dato del fatto che ecco, le forze di polizia, il sistema di giustizia, insomma, delle forze di polizia italiane è una delle eccellenze del nostro paese, quindi i cittadini devono essere certi che tempo ci vuole ma la giustizia arriva, e quindi soprattutto per tutte le vittime che in questo momento voglio ricordare, tutti i familiari delle vittime, che alcuni dei quali ho anche sentito per messaggio mentre venivo qui, è un segnale importante di fiducia, di speranza, di giustizia.